2 anni fa a Roma ben 26 comuni italiani che toccavano lo stivale da nord a sud sottoscrissero un protocollo per candidare le nostre processioni e le immagini della Settimana Santa all'UNESCO come patrimonio immateriale. Lo scorso 11 ottobre si sono aggiunti 5 comuni, chiudendo il cerchio e arrivando ad un totale di 31 città. Credo che per completare le sue affermazioni potrei dire che Europa Sempre per l'Italia unisce l'Italia da nord a sud, tant'è che siamo presenti quasi in tutte le regioni. Tra l'altro uno degli obiettivi di Europa Sempre per l'Italia, e oggi andiamo a riconfermarlo, è un percorso UNESCO dove si vuole affermare la valenza delle comunità, senza per questo ovviamente negare quelle che sono le tradizioni, la fede, quello che è il folklore. Però il nostro impegno è quello di riuscire a far emergere le potenzialità, perché ci sono, di ogni singola rappresentazione, perché una è diversa dall'altra, ma soprattutto l'aspetto culturale, cioè gli approfondimenti che ogni comunità fa nel modo suo, come meglio crede, con le risorse umane che ha, ma che certamente conducono tutti quanti ad un unico obiettivo, cioè capire fino in fondo qual è stata la parola di Cristo. A fare da capofila il comune di Caltanissetta, da cui è partito questo importante percorso di valorizzazione della tradizione di fede e folklore. Europassione per l'Italia è un meraviglioso progetto che tenta di valorizzare le realtà legate alla passione di Cristo. Questa situazione a noi ci porta in prima fila perché la nostra Settimana Santa è una delle più importanti d'Italia, perché si svolge tutta la settimana, quindi noi abbiamo la possibilità di avere a Caltanissetta tutta una serie di manifestazioni che coinvolgono una serie di associazioni che sono legate proprio ai riti, quindi dalla processione delle Vare, famosa perché sono i gruppi sacri che rievocano le stazioni della Via Crucis, alla Real Maestranza, che obiettivamente è unica in tutta Italia, per cui noi tendiamo di valorizzare queste tradizioni. Durante il nostro percorso abbiamo incontrato tantissime città che hanno le stesse tradizioni, e queste tradizioni per noi vanno sicuramente valorizzate, e in tutto questo siamo accompagnati dalla Europassione per l'Italia, e in questo andremo a capitalizzare, speriamo, nel riconoscimento UNESCO, perché il patrimonio immateriale è sicuramente un patrimonio importante, perché va tramandato da padre in figlio, ma anche da altri punti di vista, e sicuramente le tradizioni legate ai riti processionari e alle recite legate alla passione di Cristo sono delle cose importantissime e noi vogliamo valorizzare. Tra questi anche le tradizionali processioni di Lizzano e Ginosa in provincia di Taranto, Torre Santa Susanna e Oria nel Brindisino, e la nostra Bitonto per il territorio di Bari. Speriamo, insomma, che la candidatura nel giorno in cui abbiamo inaugurato il Museo Diocesano porti bene e ci porti al risultato finale. Scherzavo prima col sindaco di Caltanissetta e dicevo che, insomma, a Bitonto quando si annunciano le candidature si dà già per scontato che abbiamo vinto e abbiamo ottenuto il risultato, e si sta già pensando al risultato successivo. Ecco, che voglio dire, dobbiamo invece apprezzare che è stato iniziato un percorso dalle confraternite, dall'associazione, molto complesso sotto il profilo progettuale, che facciamo parte di una rete molto importante, quindi il plauso va tutto a loro. Il Comune ha raccolto il loro invito, ma l'iniziativa, l'idea è stata loro, e a loro va la nostra gratitudine. Devo dire che, nonostante spesso ironizziamo sul numero delle processioni che affollano, diciamo, l'anno bitontino, voglio dire, in realtà rappresentano una gran parte della nostra comunità che li apprezza, ascolta questi momenti religiosi, li vive con particolare passione, e l'ho potuto verificare direttamente anche in occasione di questa richiesta giusta, mi perdonerete la battuta sacrosanta, di ottenere il riconoscimento così prestigioso per dei riti sacri che per la Regione Puglia sono diventati addirittura oggetto di marketing territoriale di un pacchetto specifico. Infatti è stato proprio grazie all'impegno dell'Arciconfraternita del Rosario e a cittadini professionisti del settore culturale che si è riusciti a raggiungere questo importante risultato. Bitonto sarà presente all'interno del dossier con il canto a Maria Desolata, la processione dei misteri e la vestizione dei simulacri e degli statuir. Ora ogni comune dovrà
con una delibera di giunta sostenere il progetto. Le Proloco completeranno la ricognizione e la catalogazione dei beni immateriali e ogni comune provvederà a redigere annualmente il proprio piano di salvaguardia del patrimonio immateriale candidato. La dottoressa Patrizia Nardi completerà il dossier di candidatura che verrà poi sottoposto al Ministero dei Beni Culturali, che lo validerà e presenterà la candidatura all'UNESCO. Noi incrociamo le dita, sarà comunque un grande successo.